L'Albert Park ci è mancato dopo aver saltato alcuni anni a causa della pandemia di Covid-19, ma adesso siamo di nuovo qui a Melbourne. Bentornati al Gran Premio d'Australia! Oggi gareggiamo nello stato di Victoria, dove i piloti avranno 16 curve da superare e 5.270 metri da percorrere a una velocità media sul giro di circa 190 km/h. Una grossa vicinanza alle barriere rende inevitabili gli incidenti e la storia recente ci dimostra che una safety car non è del tutto fuori questione. Dopo le appassionanti qualifiche di ieri, diamo un'occhiata alla situazione in classifica. Capitano si posiziona in pole position. A seguire George Russell, schierato in P2 alla partenza. Proseguendo lungo la griglia, queste le posizioni. Senna, Sainz, Perez, Verstappen, Bottas, Leclerc, Norris, Gasly, Albon, Oscar Piastri, Ocon, Theo Pourchaire, Tsunoda, Sergeant, Hülkenberg, Stroll, Magnussen, Liam Lawson, De Vries e Guan Yu Zhou. È quasi il momento di accendere i motori, si scende in pista. Eccoci qui, il giro di formazione sta per iniziare e l'emozione cresce ogni secondo mentre ci avviciniamo sempre più alla partenza. Quale scuderia avrà la meglio? Chi di loro avrà ideato la strategia perfetta per la gara di oggi? Lo scopriremo tra poco. Siamo quasi pronti al via mentre le auto prendono le posizioni sulla griglia. Al contempo piloti e scuderie finalizzano i preparativi.
utilizzare il sorpasso più spesso, c'è molta energia da usare. Bandiera verde, bandiera verde, siamo di nuovo in gara. L'uso del DRS sarà consentito da questo giro. Usalo nelle zone DRS se sei a meno di un secondo dall'auto davanti. Gli ufficiali di gara faranno uscire la safety car per colpa delle molte auto ferme in pista. Attento al delta. Sei vicino alla safety car. Dato che sei al comando, non puoi sorpassarla. Resta dietro alla safety car.
Safety car è in questo giro, safety car in questo giro. Sarai tu a controllare il ritmo alla ripartenza. Mantienilo costante finché la safety car non avrà raggiunto la corsia dei box. Per la sosta. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 7,6 secondi. Va bene. Nessun problema alle gomme da riportare, concentrati sulla gara. La batteria è carica, usa il sorpasso. Benissimo, finora questo è il miglior tempo. Hilton ha appena settato il giro più veloce della gara.
stiamo avvicinando alla finestra del pit stop. Monteremo gomme dure. Possiamo farti fermare a questo giro. Magia sulla monoposto. Punteranno a registrare il tempo in pit più veloce possibile. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Quella era l'ultima. Gasly, il distacco dalla vettura che ti precede è 4,5 secondi. Monta gomme medie e usate. Le sue gomme sono state montate 10 giri fa. Crediamo che gli resti ancora una sosta. L'ultimo giro è stato 1,25,3.
questo momento è 1 minuto 22,9. Al momento non abbiamo i dati necessari. Ancora molta energia in riserva, usa il sorpasso.
Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Attenzione, attenzione! Bandiera verde. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Ok, ultimo giro. Portiamo a casa il risultato. Il distacco dal tuo compagno dietro di te è 12,5 secondi. Il distacco dal tuo compagno di squadra è 10,2 secondi. Monta gomme medie usate. È in sesta posizione. L'ultimo giro è stato 1,25,5. Che guida splendida, hai vinto la gara. Dopo una vittoria combattuta e meritata, un altro fantastico Gran Premio d'Australia giunge al termine.
Dimmi un po', Davide, cosa pensi sia stato il fattore decisivo per la vittoria di oggi? Beh, probabilmente la gestione delle gomme è stata determinante in questa gara. Come sempre, la velocità in sé non è tutto. Bisogna mantenerla costante per un intero stint, se non per tutta la gara. Quindi, riuscire a tenere un buon tempo sul giro, senza sforzare troppo le gomme e la vettura, si rivela spesso un fattore decisivo per la vittoria. Dopo una gara del genere sono stanco io. Non oso immaginare loro. Hanno lavorato sodo per arrivare lassù. È una grande soddisfazione vederli raggiungere il podio. Vediamo cosa è cambiato nella classifica piloti. Il capitano aumenta il suo vantaggio nel campionato. Dunque, caro Davide Valsecchi, chi definiresti il miglior pilota della giornata? Direi il capitano. Ora vediamo la classifica costruttori. Il team del pilota proprietario passa in testa alla classifica. Nel frattempo, dopo un ottimo weekend, la Red Bull migliora la propria posizione nel campionato. E con questo si chiude un altro weekend di grande Formula 1, ma la stagione è ancora nel vivo. Quindi non perdete le prossime gare. Records in F1. It's the team with the most World Championships won, most Grand Prix wins,